Buon pomeriggio a tutti quanti. Umberto Raschi in qualche modo rappresenta un po' tutte le eccellenze degli studenti spezzini e della provincia nella dimostrazione che qualche cosa non è andato, un pasticcio o forse qualcosa di diverso. Voi avete mandato come gli altri genitori, e ripeto, è un qualcosa che riguarda molte la provincia, avete mandato una lettera questa mattina per spiegare che cosa, per cosa è successo. Allora, praticamente noi siamo riuniti per discutere sull'esclusione dal contributo per il merito scolastico dell'anno 2009-2010. Cioè, inizialmente eravamo stati, cioè c'era stata approvata questa possibilità di ricevere questo contributo dal momento che rientravamo nella fascia di studenti che avevano ottenuto una media tra l'8.1 in su. Successivamente però, questo all'incirca la prima graduatoria era stata stilata ad ottobre e noi abbiamo ricevuto la lettera di esclusione a febbraio dell'anno successivo, quindi circa 4-5 mesi, in cui ci veniva precisato che la media era stata alzata da 8.1 a 8.31. Per quale motivo questo? Questa giustificazione era che praticamente non c'erano abbastanza fondi disponibili. Questo è il motivo principale. Quindi tutti coloro che risultavano al di sotto dell'8.31 venivano esclusi. Io personalmente avevo 8.29, quindi 0,2% sono stati esclusi. Allora, si tratta, cioè io credo sia importante precisare che si tratta di una borsa di studio non per necessità, che quindi sia prevalentemente indirizzata a coloro che hanno difficoltà economiche, ma una borsa per il merito. E quindi riteniamo giusto e possibile anche distribuire tutto quanto distribuirlo tra tutti quelli che potevano averne diritto, cioè è questo poi alla fine quello che voi contestate, non tanto il fatto che ci possono essere dei tagli, che questo può anche esserci perché insomma è attualità, quanto il fatto che il criterio con cui sono stati ridivisi non è corretto, non è adeguato e non è soprattutto equo nei confronti di tutti gli aventi diritto. Dico bene, no? Ecco, sotto questo profilo vi siete già fatti sentire anche con posizioni verso le istituzioni. Cosa vorreste cercare di fare? Cioè, qual è la speranza, se c'è una speranza? Allora, intanto noi abbiamo fatto questa lettera e l'abbiamo indirizzata al Presidente della Regione Liguria, una all'Assessore dell'Istruzione e alla Formazione dell'Università della Regione Liguria e un'altra al Presidente della Provincia di Rastrelli. Quindi noi cerchiamo appunto prima di tutto valutare questa profonda delusione che anche noi studenti abbiamo ottenuto, che dopo la diciamo, grande fatica abbiamo fatto anche per ritenerci la soddisfazione che abbiamo avuto nel ricevere questa borsa. E tentiamo appunto di ottenere un risultato, sia oltre che informare comunque tutti di quello che avviene, anche per sensibilizzare, perché comunque c'è chi è stato escluso perché non ha avuto la media necessaria per entrarvi, però anche da un punto di vista, cioè, umano, noi abbiamo fatto tanta fatica per ottenere questo beneficio che invece poi ci è stato privato. Che non diventi poi l'essere bravi a scuola un demerito, anziché uno svantaggio, anziché un vantaggio, perché sarebbe una beffa oltre un danno, no? Mi pare di Sì, capire. Come comitato, se vogliamo chiamarlo comitato, genitori e alunni, ci sono delle prossime mosse che cercherete di fare? La vostra testimonianza oggi quantomeno esplica quella che è la situazione per tutti quelli che qua oggi non ci sono, ma in qualche modo sono rappresentati, e questo già è un aspetto importante. Però la speranza è di poter cambiare le cose realmente. anche perché c'è stato già anticipato che probabilmente quest'anno la situazione poi così dire peggiorerà ancora, cioè la media verrà alzata ad una votazione superiore, quindi almeno che chi tenta di rientrare in questa graduatoria almeno quest'anno sia informato di ciò che è successo l'anno scorso, almeno È tutto, grazie.